salve a tutti gli amici di Facebook e di YouTube. Prepariamo oggi un rouleau di pan di Spagna con crema chantilly e fragoline di bosco. Prendiamo la nostra carta, esattamente. Fragoline, potete usare benissimo anche fragoline surgelate se non è il periodo, o anche fragoline. Aggiungiamo un po' di crema, spargiamo in questa maniera. Cominciamo la carta da forno in questa maniera. Stringiamo. Adesso siamo pronti per metterlo in frigorifero per ben 12 ore. Ma se vogliamo accelerare i tempi, mettiamolo in freezer per circa un'ora e mezza. Tolto dal freezer il nostro tronchetto, lo apriamo. Sul vassoio in questa maniera.
dai. Come notate, si presenta in questa maniera, con le fragoline all'interno. Adesso prendiamo questo. Lo poniamo in frigorifero e nel frattempo montiamo la panna. La nostra panna è pronta e siamo pronti per guarnire il nostro tronchetto. Cominciamo a sfogliare la nostra panna. Adesso con l'aiuto di un pugnale cosiddetto a pettine, facciamo così.
stesso con l'aiuto di una sacca a poche finiamo il nostro picco. Finiamo di guarnire il nostro tronchetto con dei frutti in mosca. Così, a piacere. Finiamo il nostro tronchetto con una piccola spolverata di zucchero a velo. E il nostro tronchetto di riolò di pan di Spagna con crema cimiglia e fragoline e frutti di bosco è pronto. Disponiamo il nostro orologio in frigorifero per circa un'ora, dopodiché è pronto per essere servito.